Ciao a tutti e benvenuti per un altro episodio di Mother Tales o Racconti della Madre. Abbiamo una madre bellissima e stupenda oggi, Stefania. E io la lascio presentare. E noi, volevo dire che noi ci siamo incontrate 10 anni fa, può essere? Forse anche di più. Forse anche di più. No, dai, una decina d'anni fa sicuramente. Ci siamo conosciute 10 anni fa o 10-12 anni fa perché ci hanno intervistato, insomma abbiamo parlato, era credo un'intervista sul campo umanitario, quindi io allora lavoravo con Medici Senza Frontiere e quindi abbiamo un po' raccontato la nostra esperienza e poi ci siamo ritrovate da poco. Grazie alla potenza dei social media. Grazie alla potenza dei social media, grazie al fatto. Laura, ci tengo sempre a dirlo, hanno anche degli aspetti positivi questi social media, certo. Senza demonizzarli eccessivamente. Guarda qua che incontri che fanno fare. Sì, ma non solo tu, anche tantissime altre persone con cui si ha tantissimo in comune e che comunque senza i social media non avrei mai incontrato, no? Perché vivono in altre parti dell'Italia e è bellissimo, no? La parte positiva, ci sono anche cose negative, ma la parte positiva c'è anche. Quindi dai Stefania, presentati. Allora, grazie Laura di questo che mi hai proposto questa cosa che mi è piaciuta tantissimo come idea. Quel giorno che stavamo chiacchierando così veramente in maniera molto libera sull'esperienza della maternità, no? Sì. E io sono una mamma di, intanto vabbè, mi occupo, quindi mi sono incrociata con Laura perché comunque venivo da un'esperienza di coinvolgimento su alcune progettualità di solidarietà internazionale della rete Caritas, perché comunque collaboro con la Caritas tutt'oggi e occupandomi soprattutto oggi di servizio civile. E allora mi occupavo un po' di più di internazionale. Ed ero fresca anche di maternità, perché in realtà appunto venivo dalla nascita di mia figlia, che probabilmente quindi a quel punto lì doveva avere pochi anni, e quindi è stato interessante scambiarsi anche queste, diciamo, prime impressioni sulla maternità che vivevo da abbastanza giovane, perché avevo una trentina d'anni, quindi ero una mamma abbastanza giovane rispetto alla media italiana di quel periodo e anche di oggi, devo dire. Ecco, quindi oggi ho quindi una ragazza, ormai dico ragazza perché è grandina, quasi 16 anni, e invece una bambina di 5 anni e mezzo. Quindi ho questi due scenari Questi due mondi. incredibilmente, questi due mondi in parallelo, perché non mi piace mai fare le cose semplici, quindi vabbè, insomma, mi devo. No, vabbè, scherzo. Però effettivamente è bello perché continuamente passo da un mondo all'altro e è interessante, mi tiene in allenamento, diciamo, ecco. Eh sì. E tu come l'hai vissuta la tua maternità? E anche, cioè, visto che sono questi due mondi, come l'hai vissuti questi due mondi diversi? Anche se sono, no, due mondi, nel senso se hai avuto le figlie vicino, comunque sono sempre due esperienze diverse, no? Diverse. Tu come l'hai vissuta in generale? Com'è stato per te la maternità prima, la seconda e Mamma poi il mia. dopo, no? Per me sono state due cose molto diverse, due esperienze di vita estremamente diverse, ma un po' perché appunto venivo nella prima maternità. Comunque avevo 30 anni, quindi era un'età in cui io ricordo fortissimo questo desiderio di dimostrare al mondo, tra virgolette, che ero in grado di gestire la situazione e anche a me stessa, probabilmente in primis, che ero in grado di occuparmi di un bambino. Quindi sentivo tanto, non dico il peso, però comunque questa dimensione di performance quasi, cioè a pensarci adesso me la ricordo un po' così, cioè questa dimensione proprio della performance che devo fare le cose bene per mia figlia e che fosse chiaro al mondo intero che le stavo facendo bene, quindi mi sentivo un po' come una brava Ma scolaretta che doveva posso fare dirti, il tutto. posso interromperti un attimo e chiederti se secondo te è una cosa un po' che la società ci spinge, perché ho fatto un post forse ieri in cui, cioè, io mi sto rendendo conto che
la società, la cultura, secondo me, mette tante pressioni sulla donna, no? Che devi essere una mamma perfetta, che devi fare quello che la società ti spinge a fare. Cioè, visto che tu mi stai dicendo questo, secondo te è una cosa che... Beh, guarda, fatalità, ne parlavo proprio ieri anche con una mia collega che stavamo a pranzo fuori insieme e stavo proprio raccontando a lei questo aspetto di come nel momento in cui sono diventata madre, improvvisamente mi sono sentita tenuta. Non perché poi ci fossero stati particolari messaggi, non so, pressanti, ma proprio perché siamo, secondo me, siamo intrisi in questo tipo di cultura. Nel momento in cui sono entrata nella mia dimensione di maternità, mi sono quasi sentita tenuta ad essere solo ed esclusivamente e prevalentemente madre, cioè ad abbandonare quasi la mia dimensione di donna, perché in quel momento, da quel momento in poi varcavo una soglia che, non, che mi, in qualche modo mi faceva entrare in un mondo dove la maternità era il mio core business, cioè, e questa cosa qua io l'ho maturata, voglio dire, questa percezione l'ho maturata nell'arco di 10 anni, perché ci sono, parlo così oggi che ho 42 anni e che ho vissuto un'altra maternità a 10 anni di distanza, e quindi ho magari degli elementi anche per poter fare questo tipo di ragionamento. Allora, onestamente, è stato proprio un ingresso in un mondo che in qualche modo è stato totalizzante, ma non perché me l'avesse detto qualcuno, ma io stessa mi sentivo in dovere di viverlo così. Quindi devo dire che è quasi veramente una cosa che ci viene trasmessa, sì, imposta, credo, forse. Sì, cioè come se fosse l'unico modo di, questo è il modo giusto di vivere la maternità, e che se una madre comunque si dedica anche ad altro o comunque mantiene una serie di priorità che riguardano la sua sfera personale individuale, comunque insomma non è che proprio sia una cosa culturalmente tanto apprezzata o accettata. Oppure ti viene sempre chiesto, ma i figli dove sono? Ma le figlie quando ti vedono da sola? Ma i figli quindi? Ma viaggi per lavoro? Ma come fai le figlie? Cioè, adesso mi posso citare N episodi in cui comunque la cosa che ovviamente all'uomo non vengono mai chieste, cioè se fa un viaggio di lavoro non è che gli chiedono, oddio, le figlie dove le hai messe? Cioè, faccio per dire, no? Per cui sì, questo sicuramente, ti confermo che io l'ho vissuto così. D'altra parte mi dico, cavoli, se noi donne nel momento in cui assumiamo una consapevolezza di questo meccanismo cominciamo anche a aiutare le nostre figlie a maturare un altro tipo di consapevolezza rispetto al modo in cui è possibile vivere la maternità, facciamo un gran servizio all'umanità, secondo me, perché ne gioviamo un po' tutti, uomini, donne del futuro, ecco, del presente e del futuro. Lo dico perché appunto è un ragionamento fatto in relazione al fatto che ho 2 figlie. Infatti, ti volevo chiedere appunto com'è che, magari partiamo un po' dall'inizio, no? Tu come hai vissuto la prima maternità, il primo parto? No, ecco, scusami, volevo completare la risposta alla tua domanda, nel senso che la prima maternità è stata un'esperienza meravigliosa in realtà, quindi ne ho la testimonianza anche da parte di mia figlia, che ogni tanto mi dice, mamma, ma tu mi hai fatto vivere un'infanzia bellissima, io me la ricordo proprio un'infanzia serena, ma perché io e lei eravamo in simbiosi praticamente, cioè io vivevo con questa simbiosi che a distanza di tempo probabilmente a un certo punto, se io non avessi fatto una maturazione come donna, forse sarebbe diventata eccessiva in altri stadi di crescita per mia figlia questa dimensione di simbiosi, cioè va bene finché sono piccolini ci può stare, però a un certo punto ognuno deve veramente anche tenere, sciogliere, allentare il nodo, certo. No? Darsi spazio per avere ognuno la propria vita, per potersi, anche loro penso che nei confronti di noi madri, cioè se vedono comunque una madre che ha i propri obiettivi individuali, la propria è centrata nella propria vita, penso che siano loro i primi a giovarne, insomma. Certo. Magari, oddio, è un accompagnamento, no? Ecco. Li tieni per mano fino ai, soprattutto i primi 3 anni di vita sono essenziali, poi no, poi è un rapporto che poi puoi lasciare andare, ovviamente sei la mamma, quindi ci siamo sempre, però... ovvio, è chiaro, qui la casa base c'è sempre, insomma, lei penso che questo lo veda, però soprattutto poi quando sono preadolescenti, adolescenti e tutto, cioè alla fine diventava un mio bisogno la simbiosi con lei, non tanto un suo. Quindi sono felice che poi pian piano, quindi ti dicevo, la seconda maternità poi è arrivata con un livello di consapevolezza mio molto diverso, anche delle esigenze, cioè della percezione dei miei bisogni personali. Quindi sicuramente sto crescendo l'altra figlia in maniera completamente diversa, devo essere sincera, cioè in maniera
forse anche più libera sotto certi punti di vista, meno con l'ansia di controllo, meno con la percezione che le cose giuste le faccio io e basta nei suoi confronti, cioè con più serenità nella delega. Mi sento un po' più serena su questo e soprattutto con una logica di maternità che è la mia e che dove io sono l'asse, non la società esterna dove devo dimostrare, devo performare perché devo essere percepita come la buona madre, tra virgolette. Non me ne frega niente onestamente di questo oggi, però parlo di 10 anni che sono passati con tutta una serie di step, quindi non ti so dire poi il risultato quale sarà, se c'è una... Veramente meraviglioso, perché no, poi ci paragoniamo a cosa, nel senso che qual è lo standard, cioè non c'è uno standard, sappiamo che i bambini hanno bisogno, soprattutto per i primi anni della propria vita, hanno bisogno di un attaccamento a genitori perché è essenziale per il loro sviluppo, però poi hanno bisogno di chi li aiuta secondo me, a esprimere sempre di più la loro autenticità, la loro libertà, il gioco, quello che i bambini, no, e gli adolescenti poi fanno. E questo, certo, anche se non sono madre, ma è questo quello che vedo e che studio comunque, no? Quindi questo che stai dicendo, secondo me, è molto bello. E volevo anche dire che ci sono dei libri che ti avevo anche consigliato, no? Che non mi ricordo adesso in italiano, che parla proprio di questo, che è Parenting Inside Out, che è di Gabor Mate, che è il mio insegnante, sto studiando con lui, e c'è in italiano anche, oppure c'è un altro libro che è Tenete stretti i figli, una cosa del genere, e insegna proprio questo dei primi anni, quanto è importante quella simbiosi, ma che poi è importante lasciare la libertà di esprimersi, di scoprire chi sei, no? Come adolescente, come bambino e poi come adulto. Quindi grazie che hai portato questo argomento, perché io lo trovo davvero affascinante, quanto invece tanti genitori, ma non è sbagliato, però tanti genitori invece sono così influenzati dalla società, no? Fanno le cose perché si paragonano, oppure lo sentono dire dagli altri, quanto siamo influenzati, cioè, dal confronto con gli altri, dal continuo. Io devo dire che questa è una cosa che mi è stata trasmessa dalla mia famiglia di origine, la libertà rispetto a questo aspetto, quindi vengo da un contesto dove questa libertà c'è sempre stata, quindi anche in termini di performativi, non... Uso tanto questa parola della performance perché mi sembra che a livello sociale è quello poi che crea poi il disagio, no? Nel momento in cui non mi sento all'altezza o non tocco quell'asticella lì, in tutte le fasi, in tutte le età, voglio dire. Cioè io adesso lavoro tanto anche con i ragazzi nella fascia 18-28 e vedo che è un problema enorme questo nella percezione di sé nei confronti delle aspettative sociali. Cioè lo è in tutti gli step della vita per motivi diversi. Quindi... devo dire che questo è una cosa che ringrazio tantissimo i miei genitori per avermi fatto sperimentare questo tipo di libertà. Mi rendo conto che è qualcosa che mi è stato proprio trasmesso come valore primario, ecco, quindi sì. Poi dico, non ho scoperto l'acqua calda io, ecco, questo è qualcosa che poi cerco di... Nonostante il fatto che, ti ripeto, che poi alla fine è talmente... sottile il meccanismo per cui interiorizziamo delle cose che non ci rendiamo neanche conto, cioè magari non ci vengono neanche dette esplicitamente, però le interiorizziamo e giudichiamo noi stessi sulla base di questi parametri. Sì. Quindi no, questo è un tema a cui tengo tantissimo, spero di riuscire a fare altrettanto con le mie figlie, a trasmettere questa cosa alle mie figlie, insomma, così come è stata trasmessa a me. Sì. E se torniamo indietro al tuo parto, anche perché vorrei continuare questo discorso, no, rispetto alla libertà, ho una domanda su quello rispetto a che lavoro hai fatto con te stessa, però vorrei partire prima con la maternità, col parto. Lo sai che mi dai proprio, cioè, a me piace tantissimo parlare dei miei parti. Perché è almeno una donna, perché tante donne ascolto tante donne raccontare il proprio parto, no? A volte è tanto difficile, sono racconti abbastanza, no?
commoventi, pesanti, storie anche tristi, quindi è bello quando qualcuno mi dice sì, però... qua mi dai proprio, guarda, mi dai proprio il là per partire, perché a me piace tanto, no, veramente, infatti a volte dico, ma forse faccio un racconto troppo edulcorato, ma per me è stata veramente un'esperienza veramente molto bella, intensissima, perché è intensa, cioè è inutile dire, però sono stati entrambi dei parti molto belli, due parti naturali, che ho vissuto proprio con, io lo racconto anche alla mia figlia grande, ne abbiamo parlato tante volte, cioè io ho visto proprio una cosa di cui sono certa, che il corpo sa quello che deve fare quando lo deve fare, cioè quindi nel parto io ho visto proprio, penso di aver visto da manuale tutte le fasi della preparazione del corpo al parto, di averle percepite, di aver lasciato fare al mio corpo, di non aver avuto paura anche del dolore che provavo, ma questo non perché sono una supereroina, assolutamente, però veramente io devo tutto questo, secondo me, alla fortuna di aver incontrato un'ostetrica nel mio primo corso preparto, un'ostetrica del distretto sanitario qui, perché io ho fatto tutto nel pubblico rigorosamente, e anche le visite, anche nella mia prima gravidanza soprattutto non andavo da un ginecologo privato, ho fatto tutto proprio nel pubblico e con un'esperienza molto positiva, devo essere sincera, però non avevo il mio ginecologo fisso che mi seguiva, mi sono proprio affidata completamente al sistema sanitario. E allora ho frequentato questo corso preparto qui del distretto sanitario di mio, e questa ostetrica, ricordo proprio che il messaggio, al di là poi delle cose che si dicono sul parto, insomma le cose un po' più, tra virgolette, tecniche, però il messaggio che a me è rimasto e che lo ricordo proprio in maniera molto limpida anche oggi, è che proprio lei ci diceva questo, cioè voi non dovete avere paura di provare dolore, di affrontare quelle fasi, perché veramente il corpo ha la sua sapienza rispetto a tutto questo, lo fa da millenni, il corpo sa come si fa, come respirare, come mangiare, come, cioè lo sa, quindi non pensate che state attraversando una fase in cui dovete essere a tutti i costi medicalizzate, percepite come persone che hanno bisogno di un'assistenza medica, perché non c'è niente di che lo richieda necessariamente, no? Poi è chiaro che si partorisce tutte le volte in ospedale anche per motivi di sicurezza, però lei proprio ci diceva affidatevi al corpo, poi lì abbiamo lavorato tanto sulla respirazione, sulle percezioni del corpo, perché poi anche lì io non avevo mai sentito raccontare che cosa si prova fisicamente quando si partorisce, cioè la sensazione proprio fisica di quando devi spingere, che caratteristiche ha, o chiaro che poi magari cambia da una persona, però mi ha molto affascinato comunque sentir raccontare questo, no? Anche e devo dire che a me ha aiutato molto, proprio perché ricordo benissimo di aver detto a me stessa, ok, il dolore non lo devo contrastare perché mi serve al mio corpo per prepararmi alla nascita, cioè per prepararmi al parto. E quindi secondo me quello che è scattato poi mentalmente è che io ricordo la paura del parto, non è che non la ricordo, tra l'altro poco prima aveva partorito mia sorella, l'anno prima, una bambina che era nata praticamente di 8 mesi, all'inizio dell'ottavo mese, perché aveva avuto una preeclampsia e quindi era stata ospedalizzata per insomma un mese e mezzo abbondante, cioè voglio dire, l'idea che potesse scattare qualcosa di imprevisto e che quindi l'intervento medico, infermieristico, ostetrico, insomma quello professionale potesse essere necessario, ce l'avevo, non è che non ce l'avevo, però devo dire che mi ha aiutato tanto mentalmente, cioè l'approccio mentale di dire ok, però io sto andando a fare una cosa che hanno fatto migliaia di donne, milioni di donne prima di me nella storia, cioè, che il mio corpo sa come si fa. Poi devo dire che un'altra cosa molto positiva è stata che ho sempre vissuto le mie gravidanze come una condizione normale, cioè quindi ho sempre fatto tutto, ma veramente tutto, fino all'ultimo minuto, e per cui anche siccome anche ero anche forse preparata fisicamente, nel senso che non ho mai smesso di fare tutte le cose che ho sempre fatto, non è che stavo ferma improvvisamente, oppure non, quindi anche la preparazione a livello muscolare ma forse questa anche è una cosa di tu eri, secondo me, io quando me l'hai raccontato, da come ne parli, vedo in te molto un'apertura, quindi si vede che anche prima, no, della gravidanza avevi
chissà, forse questa cosa viveva già in te, no? E comunque ti sei sì affidata, però qualcuno ti ha dato la chiave, no? Per dire, non c'è, cioè, nel senso, fidati del tuo corpo, però sicuramente c'era già dentro di te. E secondo me c'è in tutte le donne, solo che, come abbiamo detto prima, ci sono tanti tasselli che fanno parte dell'esperienza di vita di una donna, quindi non avere la persona giusta che ti accompagna, o comunque avere già un contesto familiare diverso, un contesto dove si vive diverso. Comunque ci sono tanti, tanti tasselli, no? Fattori che influenzano le nostre scelte. Però da quello che mi racconti sembra proprio che tu, cioè, eri pronta, proprio eri aperta, e qualcuno ti ha dato solo no. È come se qualcuno ti abbia dato il permesso per dire vai tranquilla, no? E tu ti sei... Sì, forse erano le cose che cercavo, che volevo sentirmi, sì, che avevo bisogno anche di sentirmi dire in quel momento lì, perché appunto poi, come dici tu, quando sei incinta senti tutte le storie più tragiche di parto, te le raccontano a te, manco fosse, non so, cioè una carneficina, delle cose tremende, insomma. Quindi forse cercavo proprio anche quel messaggio rassicurante che mi diceva, ok, effettivamente guarda che non c'è niente di così tragico nel fare l'esperienza del parto, insomma. Quindi ecco, nel primo parto è stato un po' lungo il travaglio, però credo che mi spiegavano che comunque il primo parto di solito succede così, insomma, rispetto... Quindi ho fatto la notte in travaglio, poi è nata... C'è stato questo sketch meraviglioso che è rimasto negli annali. Io avevo un orologino con la sveglia alle 7:30 e lei è nata alle 7:30 mentre suonava la sveglia, per cui è stato tutta la sala, l'ostetrica, era proprio ora che nascesse, la battuta è stata. Quindi vabbè, insomma, la mia grande è nata così. Invece la piccolina è stato effettivamente, la seconda è stato effettivamente molto più veloce, tra virgolette, e io sono rimasta proprio a letto, avevo iniziato a sentire le contrazioni durante la notte, e ho cercato di rimanere a letto il più possibile finché non sono arrivate le contrazioni abbastanza frequenti, insomma. Poi gli ho detto vabbè, andiamo in ospedale. Poi arrivata in ospedale, ma non riuscivo manco a fare un passo perché ero già in contrazioni forti, ero già dilatata, mi hanno mandato subito in sala parto praticamente. Però è stato bello lì perché devo dire, ho partorito praticamente, beh, qui a Verona stava chiudendo quel reparto di maternità in quella fase lì, ma sono voluta tornare. Oggi ce n'è uno solo in tutta Verona, è unico, e invece allora c'era anche l'altro dove avevo già partorito, io volevo tornare lì perché mi ero trovata bene. E praticamente mi ricordo questa cosa qui, che c'era un'ostetrica con cui poi siamo rimaste tra l'altro anche in contatto, che è stata carinissima, molto giovane. E solo lei, praticamente io e lei, abbiamo, e il padre era presente in sala parto, però è stato un parto estremamente intimo, cioè proprio l'ho vissuto come era alle 5 del mattino, tipo non c'erano altre partorienti, c'ero solo io. Ed è stata proprio una cosa molto intima, questo sì me lo ricordo, perché appunto c'era solo questa ostetrica che mi ha detto due o tre cose in due o tre momenti, ma tanto per aiutarmi poi a spingere al momento giusto, e basta. È stata molto una presenza molto discreta e l'ho apprezzato tantissimo. E poi in questo reparto avevano, penso che tuttora ce l'abbiano, non lo so, comunque l'abitudine, io poi sono rimasta un paio d'ore da sola nella stanzetta vicino alla sala parto, prima di entrare in reparto, con la bambina. Io la bambina, così per il contatto fisico, anche quello io l'ho vissuto come un momento di grande rispetto, non ho nei miei confronti e nei confronti della bambina appena nata. Non ci hanno sbattuto subito il reparto con le procedure, i tempi del reparto, quindi io l'ho apprezzato tantissimo. Lo dico perché nel frattempo, i giorni successivi, lo sentivo raccontare da altre donne come sono stata abbandonata a me stessa per 2 ore. Mi chiedo, allora, in quel caso lì forse non è stato spiegato il perché questo momento viene dato, che secondo me è preziosissimo, però lì io me lo sono spiegata da sola, e poi mi hanno detto questo è il momento in cui comunque il bambino ha il contatto fisico. Lei cercava poi il seno, insomma, ha iniziato a ciucciare, è stato proprio il primo
contatto bellissimo. Tra l'altro, delle foto meravigliose di quel momento lì, proprio penso che sia stato... Mi dispiace che altre donne lo raccontano così, con questa percezione. Quindi figurati che ansia avevano loro in quel momento lì, di avere questo bambino appena nato, così a malapena lavato e messo sulla pancia. Si sono sentite abbandonate. Quando l'hanno raccontato, le guardavo e dicevo, ma come? Ma è un momento così bello, così intimo, che ci viene dato, per fortuna, perché poi dopo, una volta entrati in reparto, è tutto lava, metti, cambia. Sono altre donne, parametri, cose, casino. Cioè, entri proprio nel clou della... questo mi lo racconto perché mi ha colpito tantissimo, anche qui poi dico appunto... Eh sì, per quanto poi, no, ognuno ha una percezione del vissuto completamente diverso, perché in effetti quelle prime ore dopo il parto sono davvero importantissime, no? Per la diade, per la madre, figlia o figlio, soprattutto. Quindi sì, anch'io ho sentito spesso questa cosa. E ho sentito spesso molte donne che la vivono in maniera diversa, con percezioni molto diverse. Magari non è stato spiegato, magari... Esatto, dico, magari bastava spiegarlo e sicuramente uno si approccia a questo momento in maniera diversa, lo vive in maniera diversa, insomma. Però ecco, sì, questo mi ha colpito molto quella mattina lì, lo ricordo molto bene. Ecco, poi quindi, insomma, in realtà sono stati due parti naturali molto belli. Io poi racconto, non ho mai avuto neanche una minima lacerazione, cioè per dire che questa narrazione del parto che te devasta, cioè ma basta, ma anche basta, a volte capita invece che non hai neanche un punto, cioè, e avevo 27 anni la prima volta e 38 la seconda, quindi voglio dire, al di là del corpo più o meno giovane, cioè cavoli, basta anche parlare solo di parto come una roba che ti dilania, voglio dire, anche no, cioè... Sì, ecco. Sì, no, sono d'accordo, perché io lo dico sempre, no, che c'è questa visione di un evento tragico, che anche so di donne che hanno proprio paura di morire, che è come se stessero andando al Calvario, che ne so, a crocifissarsi perché per il parto, no? Invece non è, non è una cosa tragica. Ci sono esperienze... È vero, scusa Laura se ti interrompo, è vero che è molto intenso, io in quel momento però mi sono sentita con dei superpoteri, cioè come dire, oddio, sto muovendo, cioè il mio corpo veramente sta facendo una roba che, cioè, non lo so, che muove tutti i quattro elementi del... non lo so, cioè, l'avrò visto, è intensissimo, è vero, certo. È vero, cioè, è inutile negarlo. Beh, il tuo corpo che sta spingendo un bambino di probabilmente dai 3-4 kg dal tuo corpo. È chiaro che è una cosa straordinaria, certo, e effettivamente in certi momenti hai proprio la percezione di questo, non so neanche come definirlo, però è vero, di un evento che avvicina molto gli estremi della vita e della morte in quel momento, cioè, e quindi forse si ha questa percezione forte di due estremi. Per me è anche misteriosa, è un po' sì, come la nascita e la morte. Io ho fatto un video precedentemente, perché io vedo che le due cose sono molto... cioè, è come se si alzasse il velo del mistero, no? Perché alla fine la nascita e la morte ci sono tante cose misteriose, tante cose, no, che entrambi che non si possono controllare, entrambi che sono è un rito di passaggio, entrambi che devi lasciarti andare, no, in questo evento, ed è un evento sacro. È anche misterioso, quindi fa paura. Fa paura in quanto misterioso, in quanto effettivamente non sai, perdi completamente il controllo della situazione, ti senti dentro a questo enorme flusso e tu ci devi solo stare e abbandonarti effettivamente, perché è proprio quello scatto lì di... È vero, sì, misterioso direi, la parola giusta. Sì. Beh, bello, a me fa piacere che hai raccontato i tuoi parti, perché è bello quando, insomma, si racconta un'esperienza vissuta in maniera bella, positiva.
Io volevo chiederti, rispetto a quello che ci hai raccontato, no, un po' all'inizio di questa tua, no, del fatto che adesso stai vivendo questa maternità, comunque, perché è infinita, la maternità durerà per sempre se sarai sempre madre delle tue figlie, anche se crescono e diventano adulte, però... il fatto di no riprenderti i tuoi tempi per te stessa, come ci sei arrivata? Cioè, qual è il tuo percorso? Sì, come ci sei arrivata? Qual è il percorso, il cammino che hai fatto, no, per riprenderti la tua libertà e la tua espressione di vita, di riprenderti i tuoi tempi come donna, prima di tutto? Diciamo che è un percorso che tuttora sto facendo, è un percorso, cioè una cosa su cui sto, continuo a lavorare tanto, ma proprio perché a me è stato tutto un po' epifanico, tipo, ecco, per dirla tutta, è stato un momento improvviso nella mia vita in cui ho percepito l'esigenza di dover mettere proprio ordine, di dover rivoluzionare alcune cose, quindi non è stato tanto graduale, devo dire, è stato abbastanza uno schiaffo. Cioè, e che mi ha creato anche tanta sofferenza, perché dovevo veramente lavorare su me stessa e sulle cose come le avevo vissute fino a quel momento nella mia vita. Quindi non è stato semplice, però devo dire che è stato alle porte dei 40 anni questa cosa qua. E con la mia seconda gravidanza soprattutto, a cui mi sono dedicata tantissimo, tra l'altro anche con un allattamento lunghissimo che ho interrotto alla soglia dei 3 anni di mia figlia. Quindi questa cosa è un elemento che secondo me è stato, cioè fa parte, ha contribuito a questo percorso, non nel senso che ha avuto il suo peso nel farmi capire l'esigenza di ritornare più centrata su me stessa, perché comunque il tema dell'allattamento lì è stato che io dentro di me ho sempre desiderato comunque allattare. Con la prima figlia, in realtà intorno agli 8 mesi, 9 mesi, lei era più interessata al cibo, la cosa si è risolta lì. Con la seconda figlia, a conferma del fatto che ogni figlio è un mondo a sé, è completamente diverso. Lei praticamente, appunto, ho continuato ad allattarla. A un certo punto pensavo che le cose si risolvessero da sole, e invece l'allattamento continuava molto persistente, a tal punto che io avevo smesso anche di fare le trasferte per lavoro che comportavano i pernottamenti fuori, proprio perché in realtà io ci tenevo a continuare ad allattarla, nel senso che dicevo, probabilmente sarà la mia ultima figlia, perché comunque per l'età che ho non è che prevedo di averne altri o desideri averne altri. E quindi mi sono detta, mi do questa opportunità di vivere questo allattamento in maniera piena, finché dura, finché lei ne ha bisogno e appunto finché a me fa piacere, ovviamente reciprocamente. Però appunto mi sono resa conto che questo ha comportato proprio una mia dedizione per i primi 3 anni di vita quasi esclusiva alla gestione della figlia, ecco. E con i suoi effetti anche di mancanza di delega in termini proprio delle cose di cura. Prima parlavo del fatto che adesso la delega la vivo con più libertà, ma proprio perché sono arrivata a un momento in cui la mia cura esclusiva ha cominciato ad essere un peso enorme per me. Cioè, mi sono resa conto che proprio stavo prosciugando tutte le mie energie e non stavo dando ascolto ai miei bisogni a livello di persona proprio. E questo mi ha spaventato, perché improvvisamente mi sono sentita inadeguata, cioè sono stata proprio male anche a livello proprio psicologico, nel senso che ho avuto un momento in cui avrei voluto dire, boh, io fermo la giostra e scendo. Ho proprio bisogno di, non so, di avrei quasi, era un periodo in cui dicevo cose tipo, guarda, capisco le donne che scappano e se ne vanno, cose assurde che non avrei mai immaginato di dire o di pensare, però la sofferenza era diventata tale per cui veramente sentivo il bisogno di prendermi cura di me stessa, cosa che io appunto non avevo fatto in quegli anni, proprio mi ero dedicata talmente tanto alla maternità e alla mia vita lavorativa, alla mia vita familiare. Però è sempre il bisogno di qualcun altro che viene davanti al tuo, sempre. Viene sempre prima il bisogno di qualcun altro. Forse, se riesci a occuparti dei tuoi bisogni,
sei fortunato, ma anche no, non ce n'è bisogno perché c'è sempre il bisogno di qualcun altro davanti. È questo il meccanismo che io stavo vivendo. Ripeto, io, cioè non è che nessuno mi diceva devi fare così e devi occuparti di questo, io lo facevo. Cioè non sto dicendo assolutamente che fosse qualcosa che io subivo dall'esterno, però tornando a quel discorso di cose interiorizzate, no? E quindi io ho dovuto proprio tirare il freno bruscamente e ho cominciato intanto a interrompere, ho interrotto l'allattamento in maniera totale, perché mi rendevo conto che stava diventando anche un meccanismo proprio di che interferiva anche nella questione della porre i limiti a livello di dire no, a livello di, cioè lei lo viveva, si amplificavano tutta una serie di capricci, di cose. Io avendola allattata sempre a richiesta, la sua richiesta era esaudita sempre. Quindi quando io ho cominciato in quel periodo lì a dire, insomma, 2-3 anni, voglio dire, capita spesso che devi dire no. Questo no, questo no, questo no. Per lei diventava una tragedia, cioè roba che si buttava a terra, sai quando dicono i terrible two, altro che, erano i terrible 2-3, cioè ingestibile per me, e si riverberava poi anche nei, cioè lei non accettava che io le dicessi no, perché era abituata che io le dicevo sempre sì, cioè la mamma, la richiesta che faceva a me era sempre una risposta positiva. Quindi a quel punto lì devo dire che quando abbiamo reciso proprio il discorso dell'allattamento, le cose sono cambiate in meglio immediatamente, cioè è stata proprio una cosa che per fortuna che l'ho fatto, cioè sono felice di aver fatto l'atto di forza in quel momento lì, premettendo che io continuavo ad avere il latte. Quando ti dicono, ah ma è la coccola, no, io se saltavo un allattamento avevo il seno pieno. Quindi poi dopo, i giorni dopo, ho dovuto anche comunque far diminuire la cosa. Cioè, era proprio così. Lei ciucciava, si nutriva ancora. E poi, vabbè, lì poi c'è tutto un discorso anche del modo in cui lei approccia il cibo tuttora, che ha quasi 6 anni, non è molto curiosa. Cioè, secondo me questa cosa dell'allattamento prolungato ha avuto i suoi pro, ma anche i suoi contro. Cioè, ecco, un argomento anche quello interessante sotto vari punti di vista. Però ecco, tornando alla tua domanda, per me l'esigenza è stata proprio alle porte dei 40 anni, che i 40 anni secondo me sono belli tosti, e quel momento in cui dici no, cioè io non posso essere in funzione sempre di qualcun altro, perché comunque il tempo passa velocissimo, ti vedi i figli crescere, non possono essere i figli il fine della tua espressione vitale, cioè i figli, per carità, sono meravigliosi, sono una gioia immensa, ma non possono essere, cioè dobbiamo anche dirlo alle nostre figlie, non sono il senso ultimo della nostra espressione come persone. Cioè a un certo punto loro crescono e fanno la loro vita, crescono e se ne vanno, ed è giusto così. Però poi noi chi siamo dentro a questo meccanismo? Quando ci ritroviamo che loro crescono e vanno, io chi sono qui dentro, cioè se vivo in funzione dei bisogni altrui? Cioè, guardate, altro che sindrome del nido vuoto, cioè voglio dire, sindrome di identità, non so, voglio dire, crisi di identità assoluta. Sì, ecco. E lì secondo me apriamo un cassetto, capitolo, cassetto, capitolo, vaso di Pandora. Un vaso di Pandora sul fatto, no, anche secondo me, perché facciamo i figli, no? Li facciamo perché vogliamo soddisfare un bisogno personale o un bisogno della società, o perché davvero siamo pronti ad accogliere quest'anima che viene, accompagnarlo e poi dire cammina, no, per la tua strada, e anch'io sono una persona, no? E quindi ci cresciamo insieme, stiamo insieme, però è bello esplorare i due rapporti senza. Dico sempre, parlavo con una mia amica, no, di questa concezione della donna che deve completamente darsi senza limiti, no? Ci dobbiamo Sì. dare perché questo è quello che la società ci dice di fare, dare tutto, dire sempre di sì, sì, cioè concordare su tutto, mai, mai farsi delle domande. Se ti fai delle domande o se dici di no, non sei una donna normale, probabilmente. Quindi grazie per quello che hai raccontato. Complicata, Sì, complicata, un po' complicata, sì. Sì, si fa no, no, no. proprio
No, no, però comunque guarda, ti dico che effettivamente quello è stato un po' un, devo dire che è stato una bella, cioè un bisogno proprio di dire ok, io esisto indipendentemente dalla realizzazione delle vite dei miei figli, che è chiaro che io desidero il bene assoluto, però loro non possono essere espressione della mia realizzazione personale, cioè io comunque devo stare dentro a me stessa e alla mia, ai miei obiettivi, ai miei bisogni, ma sono io, cioè io alla fine posso arrivare fino a un certo punto anche nei confronti dei miei figli, dopodiché è la loro vita, dopodiché è il loro spazio, la loro esperienza, cioè sì. Siamo entità diverse giustamente, ma ci sta, non è anche, non è dire ok mi disinteresso dei miei figli, però è proprio questo assetto mentale dove dico ok, ma mi sono proprio detta, per continuare ad essere una buona madre per loro, devo assolutamente mettere a posto le mie questioni irrisolte, perché altrimenti, cioè, proietto su di loro tutto quello che per me è irrisolto, tutto quello che... Anche me la sofferenza, no? La sofferenza, ma anche di tutto quello che magari erano le questioni irrisolte del mio... della mia vita familiare, no? Della mia... Cioè, quindi lì poi è stato anche l'esigenza di farmi aiutare da qualcun altro, che ripeto è essenziale in certi momenti della vita e necessario, insomma. Bellissimo. Tu vuoi condividere qualcos'altro? Oddio, guarda, io sono entusiasta perché ti confesso che erano anni che avrei voluto avere la possibilità di raccontare, cioè proprio di condividere l'esperienza dei miei parti, perché comunque è una cosa che proprio mi, come ripeto, è importante, per cui ti ringrazio tantissimo perché hai risposto in qualche modo, l'universo mi ha messo di fronte questa opportunità anche a distanza di anni, però forse anche meglio perché è proprio quello che mi resta come, come diciamo, no, nucleo di esperienza. Guarda, le storie sono bellissime da condividere, infatti no, grazie che hai condiviso, perché sì, secondo me ti fanno guarire tanto, è come se, non so, io credo che ci sia una sorta di guarigione quando le condividi, anche una sorta di ispirazione quando no, la condividi con gli altri si possono identificare oppure possono certo, anche assolutamente. apprendere qualcosa, puoi insegnare qualcosa agli altri, no? Sempre, quindi è bellissimo. Sì. Quindi continua questo lavoro prezioso. Perché poi sono temi veramente di cui non si parla mai abbastanza. Sì. Io anche, per esempio, un altro tema su cui secondo me sarebbe molto bello parlare, anche il tema della perdita, cioè degli aborti spontanei, una cosa che io ho sperimentato tra una gravidanza e l'altra, e mi rendo conto che c'era molta difficoltà a condividere questo aspetto da parte delle altre donne o comunque... Sì. Sì. Cioè, non lo so, è un tema anche quello, e io anche lì, per esempio, adesso mi è venuto in mente, scusami, questo aspetto qua, se lo butto un po' lì così a No, vai, vai. Caso, però anche lì, cioè, il fatto che poi comunque veramente devi elaborare un lutto a livello psicologico, io non me l'aspettavo che impattasse così, perché ho perso una gravidanza, cioè, entro i primi 3 mesi, si è tutto risolto anche senza interventi esterni, quindi proprio... Però l'impatto che ha avuto a livello psicologico mi ha colpito tantissimo perché ho avuto bisogno del mio tempo per poter veramente lavorare questa cosa, e vissuta come una perdita a tutti gli effetti, molto, anche quella è un'esperienza molto intensa che a volte quando lo raccontavo, e ho scoperto che succede a tantissime donne, quindi quando ne parlavo, anche a me è successo, anche a me, anche a me, anche a me. E quindi non se ne parla. La sapienza femminile rispetto a tutto questo mondo qui, secondo me, è preziosa, va recuperata, va... e anche forse abbattere alcuni tabù, perché poi capisco che essendo un'esperienza dolorosa è chiaro che uno si approccia alla perdita con rispetto, mica, cioè, per carità, mica dobbiamo per forza parlarne o... Però forse, come dici tu, l'aspetto di guarigione nella condivisione forse andrebbe... Sì, veramente. Quindi cioè, non ti faccio i miei complimenti perché secondo me fai una cosa bellissima. Tutte le ostetriche che lavorano su questo fanno un grande dono alle donne, veramente. Perché gli restituiscono un po' il potere della sapienza che Certo, ognuna ha. sì. No? Cioè, quindi è molto bello questo, veramente. Lo Grazie. apprezzo molto.
Beh, grazie. Non so se sì, vuoi condividere. A me, io voglio concludere con una cosa che abbiamo parlato prima, quando non eravamo, non stavamo Ah registrando sì, quando lo sulla stavo tua registrando. esperienza, Sì, sì, un po' più sull'inclusività. Si dice inclusività in italiano? sì. Sì, inclusione? Inclusione, credo, il fatto che no, le tue bambine sono afro-italiane, quindi a me Sì. piacerebbe che tu condividessi anche poco. So che devi andare tra poco, però. No, ma nessun problema. Adesso guarda, se tu mi chiedi questa cosa, io volentieri la No, condivido. del fatto che comunque No. la tua esperienza è stata molto positiva e quindi a me Sì. piacerebbe che tu la condividi perché. Almeno anch'io ho dei pregiudizi sull'Italia come un paese un po' razzista, quindi magari dire un'esperienza, sentire un'esperienza diversa mi fa piacere, cioè secondo me si deve anche raccontare, no? Sì, io ripeto, parlo come parte, come posso dire, mi rendo anche conto che è vivo. Rispetto al resto della mia famiglia, cioè rispetto alle mie figlie, anche una condizione, tra virgolette, forse di privilegio, perché questa è, diciamo, la narrazione che io faccio da persona italiana, ok? Quindi mi è capitato più volte anche di confrontarmi con altre persone che invece hanno un vissuto diverso, quindi questo lo premetto, ne sono consapevole. Però devo dire che dai vissuti, delle mie figlie o dall'esperienza che ho fatto come madre di figlie afro-italiane, per me è stata un'esperienza nel complesso abbastanza positiva. Ci sono state cose su cui in passato abbiamo riso o mi sono arrabbiata, o sai che ti raccontavo la classica battuta che mi facevano 10 anni fa, quando mia figlia era la prima, 10, 15 anche, perché ormai c'ha 15 anni, in cui appunto se mi vedevano a me da sola con lei, in automatico era una figlia adottata, figlia adottiva. Nell'idea comune, allora anche, ma lei è bambina tutta, dai, io e lei che ridevamo, no, è proprio mia, l'ho fatta io, l'ho partorita io. E tra l'altro mi hanno inculcato anche il dubbio mia figlia, che so che è un po' fisiologico, che a una certa età ci si chiede, ma sarò stato veramente, cioè forse sono adottato anch'io, sai, questa cosa qua me la ricordo di averla vissuta. Anch'io, Anche io sono la sì. mia pelle, quindi penso che sia un po' normale. Però lei ha maggior ragione perché continuamente sentiva dire, ma è adottata, per fortuna c'era anche il padre presente. Dicevo, no, vedi tuo papà, vedi me, cioè no, ti ho partorito io, te lo garantisco, su questo ci tengo, come ben sai. E quindi no, vabbè, lì facevamo le nostre battutine, però devo dire che lì, rispetto a questa cosa qui, ho visto un'evoluzione, come ti dicevo prima. Cioè, adesso mia figlia più piccola ha diversi amichetti afro-italiani, cosa che mia figlia più grande non ha avuto come esperienza. Lei aveva o i ragazzi di origine straniera o i ragazzi che magari erano provenienti da famiglie dove entrambi i genitori erano stranieri o ragazzi italiani. Questa è l'esperienza di mia figlia più grande. La mia figlia più piccola, quindi a distanza di 10-15 anni, lo scenario secondo me è molto cambiato, a dimostrazione del fatto, come dicevo anche anni fa, che comunque questa è un'evoluzione sociale inevitabile, cioè io non mi sarei dato a porre il problema, cioè quello che viviamo oggi ci porta indiscutibilmente ad andare verso quella direzione, che poi boh, cioè, può piacere o non piacere, ognuno può avere le sue opinioni, ma è proprio un fenomeno di tipo sociale, come si Sì, dice? Non lo so, sociale, sì. sociale, cioè voglio dire inevitabile, quindi. Con tutta la bellezza che questa cosa comporta, perché come dico sempre alle mie figlie, ma questo lo dicono anche i genitori di altri figli misti che hanno origini culturali no, diverse, secondo me loro hanno dei superpoteri, cioè loro sono l'evoluzione della specie, nel senso che hanno l'opportunità veramente di trarre un bagaglio che noi ci sogniamo, cioè noi che veniamo da un background culturale unico. Tra virgolette, per quanto si possa definire unico, tra l'altro, cioè certe cose ce le sogniamo, le competenze linguistiche, il fatto di essere continuamente spostati tra sistemi culturali diversi, cioè hanno una plasticità, una capacità di stare al mondo che noi proprio ci sogniamo. Quindi, secondo me, loro sono l'evoluzione, sicuramente saranno migliori di noi sotto milioni di aspetti. Io su questo Io sono molto. li vedo, io lavoravo a Londra, no? Quindi Londra ha molto, No, molto lì è la normalità, no? è la Cioè. normalità.
e i figli, i bambini li vedevo, sì, parlano tantissime lingue, sono, non so, è vero, è più perché hai nel tuo corpo davvero due storie, due culture diverse, due geni diversi. Due corredi genetici diversi, sì. Secondo me veramente sono, oltretutto sono sempre molto belli, tutti, devo essere sincera, c'è anche una è vero, le due figlie sono questo dimostra che in qualche modo è anche, cioè se vogliamo un po' pensare all'evoluzionismo darwiniano, mi viene da dire, è come se fosse la cosa giusta, no? Per la nostra, per lo sviluppo della nostra... Adesso vabbè, sto facendo i discorsi da... Dai, dai, sono le due figlie, devi dire anche... Cioè, voglio dire, da madre... Certo. No, sono tutti bellissimi, secondo me, è vero, è vero. E sì, poi ci sono anche i trend su TikTok su queste cose, che comunque i ragazzi misti... No, non le vado a vedere... Beh, voglio dire, poi discutono, perché adesso, per essere misto fa anche figo, capito? Adesso, diciamo, mia figlia dirà, mamma, stai zitta, ti prego, che dici cose. Però, insomma, quindi discutono, no? Se i nordafricani si definiscono misti, ma no, in che senso? Tutte discussioni, mi ha riportato discussioni di questo tipo. No, adesso l'ho butto un po' lì, però, nel senso che comunque veramente è un trend... Cioè, non è che ti puoi mettere lì e dire no, basta, arrestiamolo. Cioè, in che senso? In che senso? Sì. Quindi, no. Però poi, cioè, nel senso è bello, però mi fa anche riflettere a me dal punto di vista, no, un po' più negativo, triste, perché mi dico, ma perché ci paragoniamo? Ci paragoniamo per cosa, no? Di nuovo, qual è lo standard? Cioè, sì, lo standard non è il bianco, non è che il bianco è, no, la perfezione, sì, però anche questo è internalizzato, no? È dentro, sì, di noi, sì, e lo viviamo. Per questo, secondo me, c'è tanto anche chiusura su, sì, tante, cioè, persone. Il tema della normalità, alla fine, che è sta normalità, sì, insomma, normale, sì, in che senso? Sì, sì, io la vivo come normale, cioè nel senso, per me non esiste, no, le differenze, cioè nel senso, ma rispetto a cosa le differenze? O meglio, cioè io non dico che non esistano le differenze, a me piace chi dice le differenze ci sono, ma ci sono per tutti, cioè siamo, ognuno è, sì, diverso. Appunto, questo è quello che dico io non, sì, dico paragone, che quella migliore... sì. E anche perché riconosco che c'è una sofferenza e una difficoltà, io non voglio essere quella che dice tutto rose e fiori e tutto bello, e non è vero che ci sono questo tipo di problemi per la popolazione nera in Italia, assolutamente, cioè, non voglio dire questo, riconosco che non sono io neanche titolata a parlare di questo, perché non è nella mia esperienza, quindi... Cioè, secondo me un gran merito dei social media è che c'è una veramente equità di accesso, dove le persone possono portare la propria voce, grazie al cielo, è democratico da questo punto di vista, no? Quindi anche il fatto che soltanto le persone che vivono determinate cose hanno il diritto di dire che cosa è. Secondo me questo è cioè veramente un principio importante. Io posso parlare appunto della mia esperienza di madre di figlie afro-italiane. Loro parleranno della loro esperienza di afro-italiana in Italia, sicuramente in maniera più titolata di me, e non lo voglio farlo io al posto loro, ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché ci mancherebbe altro, insomma. Sì, ma è bello parlarne, è bello condividere anche questa cosa, no? E non mi voglio dilungare, ma c'è anche tanto... Tanti libri, tanti studi, tante persone che studiano anche questa cosa, no? Il fatto di questo paragone, questa differenza, sì, ovviamente che ognuno siamo diversi, ma ognuno è diverso, non è questo paragone che è tossico, secondo me, del fatto, no? Certo, che una, certo, è meglio, che una cultura è meglio di un'altra, certo, un colore è meglio di un altro. Che, certo, no, poi secondo me il tema della differenza serve nella misura in cui ti fa capire in qualche modo la differenza di, cioè la questione dei privilegi, cioè dove è giusto sottolineare la differenza, perché la differenza determina in certi casi e nei contesti che purtroppo viviamo quotidianamente una condizione di privilegio per alcuni, quindi negare la differenza significherebbe in qualche modo normalizzare questa cosa qui, sì, e non vederla, no? Quindi adesso non so se mi sto esprimendo con, sì, il, sì, insomma, sì, in maniera comprensibile, però giustamente, cioè, la differenza c'è, è giusto che sia anzi affermata come diritto di, poi apre tutta una serie di questioni, però è la premessa, cioè se non ci riconosciamo diversi,
non riusciamo neanche a parlare di accesso a diritti, di accesso, di rispetto delle differenze, di ecco, sì, quindi, sì. Insomma. Grazie per questo. E qua, altro che vaso di Pandora. Sì, sì, questo è un argomento molto interessante che di cui sto leggendo particolarmente, perché secondo me anche noi bianchi, come dici tu, parlare, noi bianchi che parliamo di bianchi italiani, che parliamo di questo, no? Che comunque da una posizione di privilegio è diverso per chi non lo vive diversamente. Sicuramente penserò ad invitare qualcuno che ci può dire anche la... E anche il tema della maternità vissuta da persone straniere, secondo me è molto interessante questo. Sì, sì, sì. Anche le questioni appunto delle work-life balance, già come complesso per tutte le donne, ma in particolare secondo me si sommano una serie di condizioni molto particolari per, insomma, per persone che magari vivono anche la condizione di essere straniere in Italia, oppure, quindi, sì, sì. Chissà, grazie. Un'altra puntata. Grazie per aver condiviso tutti questi, sì, queste esperienze interessanti, grazie. Grazie a te. Abbiamo aperto qualche vaso di Pandora. Mamma mia. Puoi fare gli spin-off adesso, invitando le persone giuste, ovviamente. Adesso lo faremo, lo faremo sicuramente. Va bene, grazie per... Un abbraccio e a presto. A presto.